Lei durante l'incontro ha citato la figura dell'imprenditore illuminato, che sappiamo essere una figura molto importante nella storia economica italiana recente e che è un pochino sparita nel corso del tempo, specie in ragione della crisi che c'è stata negli ultimi anni. Lei pensa che l'imprenditore illuminato sia una figura in grado di ritornare, riaffermarsi nel panorama industriale italiano, oppure che sia destinata a rimanere nei libri di storia? No, speriamo non sia destinata a rimanere nei libri di storia. E gli imprenditori, secondo me, si trovano in una congiuntura economica ovviamente non facile, ma soprattutto, diciamo, essendo sul campo tutti i giorni, cercando di mantenere sane le proprie aziende e quindi mantenere un tessuto economico attivo, secondo me già solo per quello sono illuminati. E la questione del, diciamo, dell'imprenditore illuminato, laddove lo vediamo come mecenate di alcuni, diciamo, anche eventi culturali, eccetera, eccetera, secondo me dipende molto dalla sensibilità ovviamente della persona. E sì, io mi auguro e penso, visto che siamo in Italia, che è un po' la patria del patrimonio artistico culturale, gran parte del patrimonio artistico culturale non potrà poi mancare in futuro di nuovo questa figura che comunque ci ha contraddistinto negli anni. Ovvio, adesso il momento economico non è facile, ma sono certa che appena ci potrà essere un po' di ripresa, sicuramente non mancheranno gli imprenditori, come così non sono mancati in questo ultimo periodo. Grazie.